Allora, e quando inizio con allora vuol dire che non è un bel video. Potrei fare questo video in due modi: uno, indignandomi, arrabbiandomi, creando polemica, e l'altro parlando concretamente, sinceramente, della cosa, dell'argomento del giorno, diciamo, quindi con molta tranquillità. Decido di optare per la seconda. Perché? Perché in generale è proprio quello che volevo fare. Non c'è nessuna premessa, non è come l'altro video della mail, che era anche abbastanza divertente come situazione. In questo caso non c'è nulla di cui creare scandalo e polemica. Spero soltanto che aver deciso di parlare di questo argomento con voi in maniera tranquilla non faccia tipo dire: oh no, non c'è nessuna polemica, non posso vedere Richard alzare un polverone. Me ne vado, proprio disiscritto, non guardo neanche il video, insomma. Oggi volevo parlare di un grandissimo dilemma. In particolare, nell'ultimo video ho ricevuto qualche commento che tra poco vi andrò a leggere riguardo a una cosa, e cioè l'uso di materiale fotografico per i propri disegni. In particolare questo disegno, e ora ve lo farò vedere così a tutto schermo, dove per realizzare un aspetto del disegno, cioè le tre mani che sono attaccate al viso, alla spalla e al collo del personaggio, ho utilizzato le mie stesse mani. Quindi ho fatto delle foto alle mie mani in quelle posizioni e ci ho disegnato sopra per avere il line art pulito, su cui poi sono andato a lavorare, colorare, tutto il resto. E in quello stesso video davo un messaggio, e cioè che nel campo professionale, andando avanti, diciamo, con la propria esperienza professionale, è una cosa che si impara a fare, cioè a trovare modi e strumenti per poter facilitare il proprio lavoro e quindi metterci anche meno tempo ed ottenere il massimo del risultato, soprattutto nel campo professionale, in cui entro in mezzo scadenze, quindi il tempo è molto molto importante. E proprio sotto a quel video ho ricevuto un messaggio, che è il messaggio che ora vi leggerò e che userò un po' come esempio di una tematica che è sempre presente, nel senso è sempre costante, un tema che è sempre lì nel campo creativo, e cioè se sia giusto o meno usufruire di mezzi esterni, come per esempio materiale fotografico come reference, o materiale fotografico come base per un disegno, o materiale fotografico per, non so, base per una colorazione, insomma mezzi esterni per raggiungere un risultato migliore o raggiungere risultati totalmente diversi che normalmente non avremmo potuto ottenere. Quindi andiamo a leggere il messaggio e a rispondere man mano che vado a leggere. Ti seguo da 7 anni, i tuoi tutorial sono stati i primi che ho seguito in assoluto. Grazie. Non commento spesso e mi dispiace davvero tanto farlo in questo modo, anche perché non voglio che sembri un attacco alla tua persona, che stimo ed ammiro, ma ci tenevo a dire la mia riguardo questa cosa. Non ti preoccupare, finché c'è rispetto ed educazione potete dire qualsiasi cosa, anche perché è interessante sviluppare questi dialoghi insieme, questi dibattiti, diciamo. Anche se, ragazzi, se riuscite, non commentatemi solo in queste occasioni di dibattito, ma anche così in generale, così magari, insomma, chiacchieriamo anche per altre cose. Io credo che ci sia una via di mezzo tra il disegnare le mani totalmente a memoria e ricalcarle da una foto, ovvero usare la stessa foto ma solo come reference. Allora, questo qua è un aspetto giustissimo. Le reference nel campo professionale vengono usate moltissimo. Materiale fotografico che ci aiuta ad avere un'immagine proprio realistica, o comunque che si avvicina a qualcosa che vogliamo realizzare, no? Per esempio, nel caso del mio disegno, avrei potuto fare, sì, una foto alle mie mani e metterle lì accanto e usarle solo come riferimento per riprodurre le mani all'interno del disegno. Anche qui, ragazzi, è un discorso complesso, perché ci sono più livelli di purezza nel disegno. Per te magari va bene usare reference nel disegno, ma per una persona ancora più purista del disegno direbbe: eh no, usare reference è come copiare. Invece un artista deve saper fare tutto dalla propria immaginazione. E quindi, ragazzi, in un campo così vasto è davvero difficile dire c'è qualcosa che è giusto da fare o qualcosa che è sbagliato da fare. Ma il discorso in questo caso è più complesso. Allora, dal mio punto di vista, io la vedo così: nel mondo ci sono gli artisti, no? E ci sono vari gradi di considerazione dell'arte, della pittura, del fumetto, della creatività, no? E ci stanno vari gradi di purezza, ecco, persone che vedono alla creazione di un disegno, di un'illustrazione, di un fumetto, di un dipinto, come a qualcosa di puro, di incontaminato, come a una manifestazione di abilità, ecco. E nel vedere quindi introdotte queste pratiche, che ne so, l'uso di foto come reference, viene un po' minata questa manifestazione di abilità, il valore di quello che si va a disegnare, e si tende a dire: sì, vabbè, però così ci sono buoni un po' tutti, no? Quando in realtà non è assolutamente vero. C'è un punto in cui Giuseppe dice: detesto chiunque ricalchi, e anche qui facciamo una precisazione: stiamo parlando di ricalcare comunque materiale di nostra proprietà, non sto parlando di prendere disegni di altri e ricalcare i disegni di altri. Quello, in quel caso,
è sicuramente sbagliato, perché viola la proprietà intellettuale di altri. Qui in questo caso stiamo parlando, come nel caso delle foto alle mie mani, di materiale prodotto da noi. Giuseppe fa un esempio interessante, e cioè: anche perché se nell'ambito professionale, ad esempio, mi commissionano un ritratto ed io ricalco il volto per schippare la parte delle proporzioni, io credo che il mio stesso lavoro perda di valore e perda quel qualcosa per cui il committente sta anche pagando. Allora, per rispondere a questo punto specifico, vi faccio l'esempio di Caravaggio. Sì, ora ho detto Caravaggio, quindi sto parlando di storia dell'arte, la gente si dileguerà, avete già chiuso il video, immagino, no? Esatto, non parliamo neanche troppo approfonditamente di cose troppo scolastiche, però abbiamo tutti quanti più o meno presente alcuni esempi di dipinti fatti da Caravaggio, no? Che ora vi sparafleccio così in faccia, credo che nessuno di voi avrà nulla da ridire sui dipinti di Caravaggio, ma non so quanti di voi sanno che effettivamente Caravaggio è stato uno dei primi artisti che ha sviluppato alcune tecniche all'avanguardia nel campo del dipinto, per esempio l'uso degli specchi. Caravaggio è stato uno dei primi che ha scoperto che usando uno specchio ricurvo poteva prendere la luce e rifletterla da un'altra parte, quindi riflettere un'immagine da un'altra parte. E lui che cosa ha fatto? Ha pensato questo: io posso prendere l'immagine con la luce che della persona a cui sto facendo il ritratto e proiettarla direttamente sulla tela per poterla ricalcare. Ora, credo che nessuno di voi abbia nulla da ridire sui dipinti di Caravaggio, però questa è una tecnica che lui ha utilizzato. Potete dire che Caravaggio ha sbagliato? Perché guardando questo da un lato di purezza, capito? La purezza dell'arte, lui doveva guardare attraverso il suo occhio, immagazzinare attraverso la sua creatività e riportare attraverso il suo sentimento sulla tela. Quando quello che gli era stato richiesto era un ritratto, e cioè la riproduzione fedele della realtà, parliamone. E anche qui si apre un altro discorso: soltanto perché una cosa possono farla tutti, non è detto che tutti riescano ad ottenere lo stesso risultato. Soltanto perché voi potete magari ricalcare le proporzioni da una fotografia, non è assolutamente detto che poi tutti gli altri step di chiaroscuro e dettagli siate in grado di farli. Quindi quello che dice Giuseppe, secondo me, non è totalmente vero, perché dipende sempre intanto da quello che ti sta chiedendo il cliente, perché se il cliente ti sta chiedendo l'esatta, identica copia fotografica, iperrealistica di una sua foto, a che pro mettersi lì 10 volte in più a cancellare, a vedere se ogni millimetro è esattamente come la foto, quando il primo step puoi velocizzarlo? È un po' come il discorso fare la griglia. Anche la griglia è un modo per barare, perché la griglia è quel qualcosa che ti facilita a trovare le proporzioni giuste. Come ho già detto, ci sono gradi e gradi di purezza del disegno. Quello che può essere giusto per noi può non esserlo per altri. Alcuni potrebbero dire che la griglia è barare, ma ormai la griglia la usano tutti, quindi ora la griglia è giusta. Allo stesso modo, se uno ti chiede di fare proprio, ti dice fammi questo uguale, identico, spiccicato, magari il primo step, ricalcare le linee, ti permette di risparmiare tantissimo tempo che potresti dedicare a tutto il resto del disegno, al chiaroscuro e ai dettagli, che non vengono altrettanto automaticamente, che comunque sono una dimostrazione della nostra abilità. Ed è lì che manifestiamo e esprimiamo la nostra abilità, abilità che non molti hanno, altrimenti chiunque, ricalcando semplicemente le proporzioni da una foto, sarebbe in grado di fare un ritratto iperrealistico. Non dimentichiamoci che qui stiamo parlando di automatizzare dei processi, e un disegno è un insieme infinito di processi. Quindi se uno di questi ci viene semplificato, non significa che ora è fatto, è come se il disegno fosse già finito. Andando avanti però nel messaggio di Giuseppe, Giuseppe poi dice un'altra cosa che va un po' in contrasto con quello che dice, cioè ci sta che in ambito fumettistico magari si ricalchino gli sfondi, poiché fare tutte le prospettive con le giuste proporzioni e calcoli sarebbe davvero una cosa infattibile. O magari nell'animazione si ricalchi per appunto le scadenze strette che spesso si hanno. Il fatto qual è? È che le scadenze strette non ci sono soltanto nell'animazione, ci sono in tutti i tipi di lavoro professionale, anche nel campo del disegno, dell'illustrazione, dell'arte. È tutto in funzione delle scadenze quando si parla di professionalità. E anche qui, come dicevo prima, ciò che per te è giusto, magari per un'altra persona che ha un'idea più pura del disegno,
non lo è. Fare delle prospettive accurate si può sicuramente fare anche senza ricalcare gli sfondi. Fai la griglia prospettica mettendo i due punti di fuoco, innalzi le linee, è tutto un lungo processo che comunque ti permette di realizzare esattamente con delle proporzioni corrette, in uno spazio corretto quasi 3D, lo sfondo, gli edifici, i palazzi, le strutture, tutto quanto. E ci sono professionisti che lo fanno. E anche qui quindi ci potrebbero essere altre persone che ti direbbero: no Giuseppe, hai sbagliato assolutamente, devi stare lì le ore a fare il disegno geometrico e costruire tutto quanto da zero. Oppure ci sono altre persone che dicono: giusto, le scadenze sono importanti, l'importante è il risultato migliore nel minor tempo possibile. Perché cercare di fare qualcosa di complesso e magari avere un risultato brutto, uscito male, o magari dover chiamare un'altra persona specializzata soltanto in quello, perché anche questa è una cosa che si fa. Perché invece di fare questo non costruisco un modello 3D dell'ambiente e ricalco il modello 3D? Posso farlo. Anzi, è un'ottima cosa, perché se tu stai facendo un fumetto ed hai il tuo ambiente 3D, puoi costruirti in digitale proprio la camera, le angolazioni in quell'ambiente, e quindi ogni volta puoi disegnare quell'ambiente da qualsiasi angolazione. Risparmi davvero un sacco di tempo. Questo è barare? Boh! E anche nel discorso dell'animazione. Nel discorso dell'animazione, se voi avete familiarità con i film d'animazione Disney, quelli più vecchiotti, tipo appunto Cenerentola, Biancaneve, quelli là sono niente po' di meno che rotoscoping. E cioè si fa una ripresa, un video, a dei soggetti, dei personaggi che si muovono, e si ridisegna su ogni fotogramma del video, cambiandogli naturalmente un po' la fisionomia e altre cose di questo genere. Però di base stai ridisegnando su ogni fotogramma del video. I classici Disney sono fatti così. Ecco perché hanno tutti questi movimenti fluidissimi, naturali, lenti, soprattutto lenti, proprio perché i video sono stati registrati lenti in maniera tale che ogni fotogramma potesse essere il più chiaro possibile per poterci ridisegnare sopra. È giusto farlo? I puristi dell'animazione potrebbero dire no! Però è una tecnica così antica, diciamo, che ormai è entrata un po' nella storia, quindi non ci si stupisce, insomma, se uno qualche animazione la fa realizzata in rotoscoping, si ottiene un certo tipo di effetto, anche ben riconoscibile. Poi Giuseppe dice: ma in questo caso non riesco proprio a trovare una giustificazione, anche perché con la tua esperienza sono sicuro che avresti potuto ottenere lo stesso risultato in poco tempo. E su questo sono d'accordo, avrei potuto ottenere lo stesso risultato, magari non in pochissimo tempo, ma comunque con un tempo ragionevole. Ma in questo modo ho ottenuto quello stesso risultato in pochissimo tempo. E anche qui non limitiamoci a guardare soltanto quell'unico aspetto, quel disegno è un insieme di step, e questo delle mani, ripeto, è solo un unico singolare aspetto. Ma questo alla fine non è la base di tutto il disegno. Prendere materiali che tutti noi potremmo utilizzare e, sfruttando comunque le nostre conoscenze e competenze, raggiungere però risultati unici. Insomma, tutti noi potremmo prendere una matita, una gomma e un foglio, come tutti noi potremmo avere accesso ai colori ad olio, come moltissimi di noi ormai comunque hanno accesso ai programmi di colorazione digitale, ma soltanto pieno di ambulanze in questi giorni. Ma in questo caso, e tutti voi insomma non avrete da ridire a riguardo, soltanto perché tutti possono prendere questi materiali, o comunque possono farlo, possono fare un segno con una matita, non è detto che tutti possano ottenere risultati professionali. Allo stesso modo nei processi, soltanto perché un illustratore, per realizzare non so un tipo di colorazione digitale, ha preso del materiale fotografico e li ha utilizzati come base per le texture per realizzare un paesaggio, non è assolutamente detto, e anzi è altamente improbabile, che tutti, soltanto per il fatto di poter anche loro avere accesso a questo stesso materiale fotografico, possano avere le competenze necessarie per ottenere quello stesso risultato professionale. Ci siamo capiti? Poi, per finire il messaggio, c'è Giuseppe che dice una cosa effettivamente su cui do molta ragione, è una cosa che non ho considerato ed è il motivo per cui dico: ragazzi, non fate come Giuseppe, che non commenta quasi mai. Commentate spesso, perché le vostre considerazioni sono sempre molto importanti, non soltanto per me. Giuseppe dice: in ogni caso non sarà certo questo a far cambiare l'opinione che ho su di te o farmi smettere di vedere i tuoi video. Vorrei ben vedere Giuseppe. Forse mi ha soltanto infastidito perché so che hai un grande pubblico e molti dei tuoi iscritti hanno magari iniziato a disegnare da poco tempo e non vorrei si sentissero giustificati a ricalcare o simili, anche se
so che tu hai specificato l'ambito corretto nel video, potrebbe comunque passare il messaggio sbagliato. Per precisare questo aspetto qui, su cui Giuseppe ha ragione, io ogni volta che dico nel campo professionale, do dei consigli nel campo professionale, sono consigli, diciamo, indirizzati a un certo tipo di target, a quelle persone che effettivamente hanno già una base molto solida del disegno e quindi si stanno affacciando al campo professionale. Naturalmente non direi mai ai ragazzi che si stanno appena approcciando con il disegno: ma sì, ma invece di disegnare una mano così a memoria, vatti a ricalcare la tua mano da una foto. Un professionista ha già oltrepassato tutti questi step, sa già disegnare una grande varietà di mani. Io stesso, quando disegno delle mani, non è che ogni volta vado a farmi le foto. Ho immagazzinato nel mio database cerebrale, grazie ai tanti anni spesi a disegnare, una serie di posizioni di mani che so di poter disegnare in maniera confortevole, anche così a memoria. Ma questo non significa che io riesca a disegnare le mani in qualsiasi posizione, proprio anche così, così, intersecandole con la faccia. Ed è lì che un vero professionista entra in gioco con un altro tipo di competenze, cioè saper come poter colmare questi punti per poter comunque ottenere un risultato di qualità, o allo stesso modo sapere quali sono tutti i mezzi che si hanno a disposizione nel caso appunto di scadenze molto strette per poter ottimizzare alcuni di questi processi, ma ottenendo alla fine comunque un risultato non soltanto di qualità ma personale e omogeneo, dove nessuno andrebbe a dire sì vabbè ma questa cosa si vede che è una foto e il resto è tutto quanto disegno, che è invece il genere di rischio a cui magari vanno incontro le persone che, non avendo una base solida nel disegno, vanno ad utilizzare questo genere di tecniche, dove la mano è perfetta perché appunto ricalcata da una mia foto, ma poi tutto il resto appunto non lo è. Quindi invece voi che cosa ne pensate? Pensando all'arte, all'illustrazione, al disegno, al fumetto, quale pensate che possa essere il livello di purezza necessario per far sì che l'artista possa essere un vero artista che mostra le sue competenze e non soltanto un abile truffatore? Quindi, se dovessi dare delle ultime considerazioni, facendo un po' il peso di tutte queste informazioni, secondo me non ci sono tecniche che vanno appunto a minare la purezza dell'illustrazione o del concetto di artista, purché non si vada a violare il diritto d'autore di altri artisti e quindi andare a prendere i lavori di quell'artista, schiaffarli nel tuo foglio, ricalcarlo e farlo diventare un altro personaggio. Secondo me non ci sono tecniche che possono essere considerate sbagliate. All'inizio, per esempio, si pensava alla tecnica digitale come a quell'altro modo per realizzare quello che avresti potuto realizzare in tradizionale, ma in modo molto più semplice, e quindi barando. Oppure adesso vediamo alle reference fotografiche come a quell'altro modo in cui poter disegnare quello che avresti potuto disegnare benissimo a memoria se fossi un artista completo, ma che non riesci a disegnare a memoria, e quindi barando. Ma se invece andiamo un po' indietro a riguardare proprio la storia dell'arte, andando fino alla fine del 1500, ecco lì che troviamo un Caravaggio che non faceva altro che questo: cercare di sfruttare al meglio quelle che erano le tecnologie in quei tempi per facilitarsi la vita e ottenere risultati sempre migliori nel minor tempo possibile, arrivando addirittura ad usare tutto un sistema di specchi soltanto per poter ricalcare un'immagine, cosa che invece noi ora possiamo fare così. E vabbè, Caravaggio prende lo specchio, prende il ricalco, eccetera, soltanto perché? Perché non è capace. E quindi anche lui magari stava solo barando. Il venerdì è diventato sempre un po' così, il venerdì delle polemiche, ecco, dovremmo farlo diventare un format. Di che cosa potremmo parlare la prossima volta? Fatemelo sapere nei commenti. Non so, sarà la quarantena? Sarà l'isolamento che mi rende più polemico? Più, come si chiama? Suscettibile. Ecco, mi rende più suscettibile a questo genere di argomenti. Ma, come ho già detto, finché c'è rispetto e buone maniere, potete muovermi tutte le critiche che volete. E infatti per questo ringrazio Giuseppe, che ha scritto il suo messaggio esprimendosi nel modo più giusto, e non vedo l'ora di leggerne tanti altri. Vero, Giuseppe? Vero. Ma vi siete iscritti, vero? Perché al raggiungimento di 700.000 iscritti, vi ricordo, ragazzi, che andrò a realizzare un video in cui disegnerò le vostre idee, ma non una, non due, non tre idee, ma 100 idee, quindi 100 disegni. Quindi se non siete iscritti, cliccate qui. Ciao! Sono invisibile. Nessuno può vedermi in questo momento. Mamma, guarda, mi sono invisibile! Mamma!